approvata la relazione sull'attività 2022 del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza. La proposta di risoluzione è stata votata a maggioranza. Difensore civico, l'Aula approva la risoluzione di apprezzamento per l'attività 2022. L'atto passa con 21 voti a favore e 11 voti contrari. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con il voto favorevole del Partito Democratico, la proposta di risoluzione sulla relazione sull'attività svolta nel 2022 dalla Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi. Contrario al voto di Forza Italia, non si sono espressi Gruppo Misto Toscana Domani e Fratelli d'Italia, mentre la Lega non ha partecipato al voto. Favorevole invece, con l'eccezione dell'astensione del consigliere di Forza Italia Marco Stella, il voto dell'Aula all'emendamento. Nel testo, espresso l'apprezzamento per l'attività svolta dalla Garante, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui crescenti problemi, anche effetto della pandemia da Covid-19, legati al disagio psicologico e alle dipendenze che affliggono i minori e sulla conseguente necessità di investire nella prevenzione, nell'accesso a forme di supporto adeguate e nelle azioni di sensibilizzazione, al fine di incidere in modo positivo e duraturo sulla vita di bambini e adolescenti. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione di attività del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, la dottoressa Bianchi, relativa all'anno 2022 e lo ha fatto con una proposta di risoluzione che è stata licenziata dalla prima commissione e poi ha trovato il voto a maggioranza in Consiglio regionale. Si è preso atto dell'attività del Garante nel corso del 2022, del fatto che il Garante abbia dovuto affrontare le esigenze tradizionali collegate alla tutela dei minori nel territorio toscano, ma anche a esigenze sopravvenute, derivate soprattutto dalla prosecuzione ancora nel 2022 dell'emergenza sanitaria che ha posto rispetto ai minori una serie di attenzioni particolari. Così come intensa è stata l'attività del Garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina, anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche il trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina. Un'attività che peraltro ha visto partecipare il Garante al tavolo interistituzionale che è stato organizzato presso la Prefettura di Firenze. Sono stato io in prima commissione a sollevare degli elementi di criticità. Riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia, degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani, necessiti di un impegno maggiore da parte del Garante. Abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incisivo, più propulsivo a servizio non soltanto del Consiglio regionale ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis, e crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quei ragazzi che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione. Io ho portato avanti due testi legislativi in questi anni che sono andati nella direzione dei ragazzi per cercare di consentire di creare dei luoghi di incontro, delle forme di aggregazione, ma anche tanti testi normativi e di legge che non riguardano soltanto la passata legislatura, se pensiamo alle questioni che riguardavano il bullismo e il cyberbullismo, ma anche questioni che riguardano un uso consapevole, diciamo, del divertimento, un rapporto consapevole con il divertimento, dalla frequenza delle discoteche, locali di divertimento e massima attenzione a quelle che sono anche, diciamo, alcune patologie ormai emergenti rispetto all'utilizzo di droga e di alcol. Indubbiamente non è stato un periodo facile quello degli ultimi anni, anche per quanto riguarda il mondo dell'infanzia. Lo stesso Garante ha formulato tutta una serie di osservazioni per quanto riguarda la didattica a distanza, l'utilizzo della mascherina a scuola, la vaccinazione. Noi crediamo che questi
temi si debbano affrontare anche con un approccio costruttivo che tenga conto del periodo che abbiamo vissuto e di un interesse collettivo. Quello che noi diciamo è che c'è molto da fare per migliorare le risorse a disposizione del garante per l'infanzia e dell'adolescenza, se ci crediamo davvero, perché altrimenti si rischia di avere quello che lo stesso garante parla, un vuoto simulacro. Non possiamo permettercelo, soprattutto in considerazione dei dati che ci fanno seriamente riflettere. Consideriamo che sono dati abbastanza remoti, perché dati recenti non li abbiamo, ma intorno, ecco, prima che iniziasse il Covid, c'è un 10% della popolazione giovanile in condizioni di povertà relativa, c'è un 17% di giovani che non cercano lavoro, non lavorano e non neanche studiano, quindi veramente in situazioni non facili anche per i risvolti sociali di questa loro posizione. Dobbiamo fare di più per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi ci crediamo in queste figure di tutela e continua la nostra azione per spingere sia il Consiglio sia la Giunta di dotare questi istituti delle necessarie risorse e dell'adeguato personale. Per il terzo anno siamo di fronte a un dibattito surreale. Noi abbiamo una garante per l'infanzia che per il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio, si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del garante dell'infanzia che non traccerebbe in maniera corretta i parametri entro i quali lei si può muovere. E per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in aula dove il Partito Democratico dice: esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla garante, auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. Loro auspicano e loro governano. Cioè, chi governa deve essere in grado di mettere la garante, o dicono alla garante che non è adatta a fare la garante, che le sue richieste non sono consone, quindi non sono coerenti con quanto la Regione Toscana pensa di quel ruolo, e quindi la invitano a fare altro, oppure la mettono nelle condizioni di poter lavorare. Noi siamo di fronte a una persona che dice: ho bisogno di struttura, e la Regione Toscana, anziché dirgli non è vero, non hai bisogno, oppure sì, ne hai bisogno, eccola, dice: ma auspichiamo che qualcuno doti questa signora della struttura adeguata. È una situazione surreale. È chiaro che in questo momento parlare del garante per l'infanzia di fronte a un caso di cronaca in cui una bambina di 5 anni si volatilizza in uno stabile occupato, in una città come Firenze, in cui degrado, marginalità sono situazioni in cui non dovrebbero mai vivere dei bambini, ci richiama naturalmente tutti quanti non solo a dei pesanti interrogativi, ma diventa anche quasi pleonastico parlare del ruolo del garante dei minori proprio di fronte a questo. Io ho fatto un richiamo alla concretezza, un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare. È inutile avere 500 garanti in Regione Toscana che sono solo poltrone e sono solo costi. Dobbiamo individuare su quali politiche puntare. In primo luogo le politiche per la famiglia, perché da nucleo familiare, qualunque esso sia, io non ho nessun tipo di preclusione, parte che cosa? L'educazione, il futuro anche delle giovani generazioni. E certamente, ecco, oggi più che mai dobbiamo avere, ripeto, ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo. Le figure vengono dopo. Oggi dobbiamo solamente capire questa regione che tipo di indirizzi e quante risorse può mettere in campo su famiglie e politiche giovanili, senza scordarci quello che io ritengo essere un caposaldo, che dovrebbe stare alla base anche della programmazione in questa regione: il patto generazionale. Oggi tanti ragazzi non hanno le stesse possibilità che hanno avuto nei decenni passati i nostri genitori. Capire che questo gap generazionale va colmato con delle politiche efficaci, con risorse importanti, io credo sia un altro segnale. Quindi meno garanti, meno poltrone, più politiche, diciamo, efficaci per famiglie e giovani. Il Consiglio regionale della Toscana, nella seduta di martedì 13 giugno, ha approvato attraverso una risoluzione l'attività svolta dal difensore civico regionale nel 2022. La risoluzione, già approvata dalla Commissione Affari Istituzionali, presieduta da Giacomo Bugliani, passa con 21 voti a favore e 11 voti contrari. È lo stesso presidente Bugliani a tratteggiare le linee dell'attività, segnalando l'evidente anomalia dovuta al fatto che l'attuale difensore civico Lucia Annibali non ricopriva questa carica nel 2022.
Dopo un periodo non semplice in cui di fatto è risultata vacante la figura del difensore civico regionale, si è arrivati alla designazione di Lucia Annibali, la quale si è presentata puntualmente in prima commissione per relazionare sull'attività del 2022 nell'evidente anomalia che in quell'anno non era Lucia Annibali ad essere il difensore civico della Regione Toscana. Nonostante questo, è stata l'occasione per riflettere sull'attività del difensore civico e fare anche un'analisi di ciò che è stato fatto nel non semplice 2022. C'è da dire che c'è stata una lieve flessione delle istanze presentate al difensore civico regionale, sono state 1.495 le istanze presentate nel corso del 2022, quindi meno dell'anno precedente, dovuto però in realtà più che alle carenze strutturali o dell'ufficio allo strascico derivante dalla pandemia, in quanto questo ha senza dubbio provocato un parziale allontanamento da parte dei cittadini rispetto all'Istituto della Difesa Civica. C'è stato però un progressivo avvicinamento ai territori della Toscana dell'Istituto del Difensore Civico, sono stati ulteriormente aperti numerosi sportelli di prossimità, un po' disseminati in tutto il territorio della regione. Mi piace evidenziare che questo è un aspetto nel quale si compendia l'effettiva gratuità del difensore civico, poiché il cittadino in questo modo evita di avere anche i costi di trasporto per poter accedere alla tutela civica. Personalmente ritengo che la figura del difensore civico sia una figura quanto mai importante, tratta della tutela dei diritti dei toscani, però se andiamo bene a vedere, purtroppo nell'ultimo anno notiamo un arretramento delle richieste di intervento del garante, in particolare per l'ordinamento finanziario. In materia sanitaria, i ricorsi sui servizi pubblici. E questo perché? Perché il centro-sinistra con le proprie divisioni ha fatto perdere veramente troppo tempo. Per nove mesi è mancata questa figura ai toscani. E noi siamo stati molto critici che le divisioni all'interno del centro-sinistra abbiano fatto mancare questa figura ai toscani. Notiamo che il nuovo difensore civico si è messo a disposizione, cerchiamo di avere un buon rapporto, ma certo il 2022, questi nove mesi sono stati veramente tanti. Sul difensore civico abbiamo espresso una massima condivisione delle politiche portate avanti dalla nuova difensora civica Lucia Annibali rispetto a degli elementi importanti, rispetto alla conoscenza della funzione, una presenza sul territorio, le opportunità fornite nei confronti dei cittadini e delle cittadine toscane e soprattutto un servizio di tutela nei confronti di tanti servizi integrati dove il cittadino a volte si sente solo rispetto a queste società, a tutte le bollette che arrivano a casa, a tutta una serie di servizi dove le persone non riescono ad avere una risposta in un'interlocuzione. Quindi un elemento e un giudizio positivo che prosegue le esperienze del passato ma che rilancia una strategia positiva che conferma anche la validità dell'operazione che portò a me stesso a avanzare la proposta di Lucia Annibali quale nuovo difensore civico della Toscana. Noi veniamo da un anno in cui il difensore civico non ha fatto assolutamente niente, dopo in passato qualcosa aveva fatto, ricordo ancora le denunce in aula del collega Stella sugli aperitivi costosissimi per inaugurare sedi in giro per la Toscana. Lo scorso anno il difensore civico non ha fatto niente perché il 10 di aprile si è dimesso dopo solo 4 mesi di lavoro per andare a fare altro, per andare a fare l'addetto stampa dell'agenzia che rilancia i comunicati della giunta regionale. Quindi siamo stati 9 mesi, perché il nuovo difensore civico è arrivato a febbraio, 9 mesi senza difensore civico, e anche in questo caso approviamo un atto dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto, facendo il copia e incolla dell'atto dell'anno scorso. Di fronte a un difensore civico che lavora 4 mesi, si dimette perché va a fare altro e per 9 mesi la Regione Toscana resta senza difensore civico perché Italia Viva e il PD si dovevano mettere d'accordo su chi nominare, noi esprimiamo grande soddisfazione. Noi dovremmo esprimere grave disappunto per quanto è successo, non soddisfazione.